Eccoci qua ragazzi, benvenuti al nuovo video sul mio canale. Sarà un video diverso dagli altri perché faremo la bombi o la passi. Qualche giorno fa sul mio profilo Instagram, sulle stories, avevo messo un box domande e avevo chiesto fate dei nomi delle ragazze su bombi o la passi perché poi farò un video. Eccoci qua, adesso risponderò a voi. Vediamo chi la bombo o chi passo. Andiamo alla prima, Melissa Satta, mi avete scritto. Melissa Satta, grandissima donna, l'abbiamo vista spesso in TV, ex moglie di Kevin Prince Boateng, attualmente fidanzata con Bertini. Bella ragazza, bel fisico, però non mi ispira molto, cioè non è brutta, anzi, è una bella ragazza, c'ha cioè un bel fisico, però di faccia non mi attira molto, io guardo tanto anche il viso, la passo. Andiamo alla prossima, Annalisa, grandissima Annalisa. La Nali, io lo seguo già ai tempi di Amici. Come bellezza, ragazzi, è migliorata un sacco. Sta diventando ogni anno più bella di sempre. Annalisa, bella, bella di viso. C'ha un bel fisico. Mia moglie, Annalisa, cioè la bombo. Come fai a non piacerti, Annalisa, la bombo. Andiamo avanti. Il prossimo. Ecco il prossimo, Dalila. Dalilu, non so come lo vorreste chiamare, ma avete fatto, cioè mi avete scritto il suo nome, come sapete con lei non è che abbiamo un ottimo rapporto, anzi avrei preferito di non conoscerla, tutta colpa di un mio amico che non faccio nomi, che l'ho incontrata nel suo canale Twitch l'anno scorso. A me, io con sto mio amico ci scherzavamo a volte in privato, ma anche in live. Ma ci scherzavo, ma non è una bella ragazza, oggettivamente. Sono gusti personali. Puoi essere bella quanto vuoi, però se non attiri personalmente, vali zero. Vali zero, totalmente. Poi tra l'altro da persone che conosco, lei è una che ci prova con tutti, diciamo. A me non mi attira molto, la passo. Andiamo alla prossima, Gaia Bianchi. Gaia Bianchi, io non la conoscevo onestamente ragazzi, me l'avete segnalato voi su domande. Su chat domande, box domande, come cazzarola si chiama. Bionda, c'ha un bel viso. Non è male. Carina. Bombo. Andiamo al prossimo. La prossima è Eleonora Goldoni. Eleonora Goldoni, la giocatrice del Sassuolo. Ragazzi, lei è veramente bella, 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 c'ha un bel viso. Un bel viso, un bel fisico. È proprio fregna. Scusate il termine, però è vero. La bombo. Poi, Diletta Leotta. La grande Leotta. Non so se lo sapete di questa storia, che la Leotta è tutta rifatta, cioè, non so se vi ricordate le prime foto della Leotta, non era wow per dire. Al giorno d'oggi sì, c'ha delle cose che ti possono piacere, però è la mia opinione. A me non mi attira molto, tutti a dire la Leotta, oh la Leotta, sì, bella donna, questo senza ombra di dubbio.
Non c'ha quella cosa che ti deve attirare di più. Tu puoi avere il fisico quanto vuoi, però mi devi attirare anche di viso. Poi tra l'altro a me le ragazze che si fanno tutto, che sono tutte rifatte, non mi piacciono. Passo. Sì, lo so, mi insulterete sotto nei commenti, però è una mia opinione e rispettatela. Andiamo alla prossima, ragazza barra donna. Mannaggia la miseria. Lo sapevo che me lo chiedevate. La prossima è Giulia Leonardi. Io la conosco. Qua devo esprimere la mia opinione e devo essere oggettivo e sincero. Potevate anche risparmiare dire il suo nome, però Giulia, se mi guardi, ti chiedo perdono. Allora, vabbè, a parte gli scherzi, Giulia è la classica ragazza che ti deve piacere per forza. È proprio la tipica ragazza che io vorrei avere, perché c'ha un bel viso. Il viso che c'ha lei non ce l'ha nessuno. C'ha un viso angelico perfetto, anche quando sorride, c'ha un bel sorriso. È la ragazza proprio ideale che io vorrei accanto. Cioè, io vorrei una ragazza che fosse come Giulia. C'ha un bel viso angelico, un bel sorriso. C'ha anche esteticamente è bella. Bisogna dire anche la verità, c'ha un bel fisico anche lei, però io non guardo solamente il livello estetico, ma guardo anche un po' il viso. A me il viso mi cattura molto di più a livello estetico, perché tu puoi avere un bel fisico quanto vuoi, ma non mi attiri molto sul viso se non c'è un bel viso. A me mi piacciono le ragazze semplici. Di natura, cioè Giulia è proprio la ragazza perfetta, una ragazza naturale, tutta di natura, non ha nulla di rifatto, è una bella ragazza. Cioè Giulia può essere la tua fidanzata, la tua sorella o la tua migliore amica. Giulia è la bombo, la bombo. Tra l'altro, 2 o 3 mesi fa lei in una live sua, io ero entrato così verso la fine, mi hanno tenuto l'ultima parte del saluto con lei e mi ha detto che se in caso Milan vince la Champions ci dobbiamo dare un limone, però non pensa che accadrà mai. Però quello che ho detto prima di Giulia, sono sincero, veramente è la ragazza più bella finora che ho visto. Secondo me è anche la più bella di OCV Sport. Non perché è milanista, perché poteva essere qualsiasi squadra lei. Ed è veramente una dea, questo devo dire, oggettivamente. Cioè, c'ha un bel viso, ragazzi, c'ha un viso angelico. Secondo me non ce l'ha nessuno. Ecco, tra lei e la Leotta preferisco lei. O tra lei e Wanda Nara preferisco lei. Poi tra l'altro con Giulia ultimamente non è che è andata bene nel finire, mi ha un po' ferito l'orgoglio su alcune cose che non mi aspettavo da lei. Comunque gli voglio un sacco di bene, io gli continuo a volere un sacco di bene perché è come un'amica, una sorella maggiore. Però tante cose non me l'aspettavo l'ultimo periodo da parte sua, prendendomi per il culo per poca sincerità, però andiamo avanti. Dunque la bombo. Andiamo alla prossima. Valentina Ferragni. Valentina Ferragni. Anche lei c'ha un bel viso. In tanti dicono: ma dove lo vedi sta bellezza di lei? Per me è quella classica ragazza semplice, come Giulia. Cioè Giulia Leonardi è proprio quella ragazza semplice di natura. Anche lei, Valentina Ferragni, c'ha un bel viso. Semplice. A me mi piacciono le ragazze semplici. Oh, sono gusti personali, ragazzi.
Poi c'è anche un bel fisico, non è male. Tra l'altro è più bella lei che Chiara Ferragni. Bombo. Andiamo alla prossima. Chiara Biasi, influencer, la conosco, non mi attrae tanto. Non è brutta, però non mi attira molto. Poi c'ha quelle labbra un po' strane, buffe. Passo. Andiamo alla prossima. Chiara Ferragni, ecco. Mi avete chiesto anche di Chiara Ferragni. Prima abbiamo fatto la sorella, la sorella minore. Adesso facciamo la sorella maggiore. Chiara Ferragni. Chiara Ferragni, come ho detto prima, cioè è più bella. Valentina. Chiara non è brutta. Cioè, è carina, caruccia anche lei. Però non mi attira come bellezza di natura. Cioè, una ragazza quella semplice. Tra l'altro, vi faccio anche i complimenti perché lei non è nulla di rifatta, però tra lei e Valentina preferisco Valentina. Non è brutta, non è brutta, è Chiara. Però la passo. Wanda Nara. Mi avete fatto la Wanda Nara, ecco, lo sapevo. Wanda Nara. Raga, lei è un'altra tutta rifatta. Tutti a dire wow, bellissima. Sì, c'ha alcune parti esteticamente che ti attirano, però di faccia non mi piace, cioè non è chissà che cosa. Sono gusti, cioè può piacere o non piacere Wanda Nara, ma a me non piace un sacco. Passo. Andiamo alla prossima. Gaia Caravaglia, io la conosco. Cioè, la seguo, conosco così, la seguo da qualche annetto. E mi è venuta molto sui social. È una bella ragazza. E c'è proprio quella ragazza che a me piace. Semplice, è bionda tra l'altro. Carina, dolce. C'ha un bel fisico. Mi attira molto. Bombo. Andiamo alla prossima. La prossima è Martina Socrate. Martina Socrate. È un'altra ragazza semplice, una ragazza classica che non ha wow che cosa, però ti attira perché c'ha un bel sorriso semplice, c'ha anche un ottimo fisico. No, non è Wanda Nara, non è Melissa Satta, o non è Leotta, però è quella ragazza che ti deve piacere, c'è cioè quella classica ragazza semplice, di natura, tutta naturale. Cioè come Giulia Leonardi. Però Giulia Leonardi non la batte nessuno. Secondo me Giulia Leonardi è la migliore di tutta Italia. Martina Socrate, la bombo, è una ragazza che mi piace. Poi l'ultima, andiamo all'ultima, Enza Perniciaro. Non è brutta. Però c'ha quegli occhi che non mi piacciono gli occhi che ha lei. Ce li ha troppi grossi, enormi. Non mi attira molto. Passo. Ecco, ragazzi, abbiamo finito. Queste sono le ragazze barra donne che voi mi avete suggerito di fare bombe la passi. Io vi ho risposto e spero che vi è piaciuto il video. Commentate, mettete mi piace e noi ci vediamo. Al prossimo video, ciao!